Tifosi nerazzurri appassionati di calcio giovanile, un saluto da Filippo Sartirana e benvenuti allo stadio Gino Bozzi di Firenze per la 17ª giornata del campionato Primavera 1 Fiorentina-Inter. Fischietto in bocca per il direttore di gara. Fischio che arriva ora, è cominciata Fiorentina-Inter, primo pallone gestito dai padroni di casa. Largo da Ponzi, davanti a lui Pierozzi. Si passa proprio dal numero 7 affrontato da Pirola. Pierozzi controlla il pallone, prova il cross in mezzo, la palla arriva da Coffi che prova a schiacciarla, Pozzer la tiene lì. Fruc va subito in verticale a cercare Bianco che porta via il pallone a Pirola, poi si appoggia bene a Ponzi, cross in mezzo, Spalluto, la palla sfila per Coffi. La Fiorentina passa in vantaggio al 10° minuto. Ancora bella azione sulla destra, rimorchio per Coffi che la mette bene dall'interno quasi dell'area piccola sul palo lontano. Pallone all'altezza del primo palo, libera Persin, Nyonto va a lottare, la sfera rimane lì, Chiti, Nyonto poi in seconda battuta, Beloco prova a riproporla, la sfera va da Pierozzi col sinistro, intervento miracoloso di Moretti a due passi dalla porta che mura tutto. Mulattieri, sponda, squizzato, lancio lungo per Nyonto che prova a sfruttare la sua velocità, la mette giù molto bene nell'attacco con Ponzi, Nyonto in area di rigore, Willy Nyonto salta, Brancolini, non c'è nulla, ma c'è anzi cartellino giallo per simulazione a Willy Nyonto, sembrava già in caduta anche se Brancolini il pallone non lo tocca. Mulattieri squizzato, Persin si propone, Moretti, Persin rientra dentro il campo, vede la porta, calcia con il destro e grande parata di Brancolini che mette in calcio d'angolo, sempre Fruc sul punto di battuta, pallone in mezzo, la palla sfila, rimane lì e Pozzer questa volta ci mette una pezza, squizzato Fruc sul pallone in anticipo, finisce qui il primo tempo, finisce 1-0 per la Fiorentina. Corner battuto, libera ancora la difesa della Fiorentina. Beloco in qualche modo la lascia lì per Schirò, vede la porta, pensa al sinistro, calcia col sinistro, pallone largo, non c'è stata deviazione secondo l'arbitro. Cross in mezzo, Mulattieri col piattone, altra grande chance per l'Inter, uno contro uno con Chiti, Mulattieri, cross in mezzo, non c'è nessuno sul secondo palo, insegue il pallone Schirò, rimorchio Vezzoni, si va da lui, se la porta sul destro, Vezzoni, cross profondo, Persin può andare col sinistro e arriva il pareggio dell'Inter al 66esimo, Thibaut Persin nel gruppo nerazzurro da un esterno all'altro, gran palla di Vezzoni per Persin al volo col sinistro, la mette nell'angolo lontano, non può nulla Brancolini, già battuto Ntube, sventagliata lunga, Mulattieri la mette giù, attaccato da Pierozzi, Mulattieri, Brancolini esce, Nyonto va dalla bandierina, palla sul primo palo e poi arriva il tap-in di Mulattieri, 2-1 Inter all'80esimo, Samuele Mulattieri, la ribalta l'Inter, la spizzata di Moretti, Mulattieri anticipa Chiti e da due passi mette dentro il gol del 2-1, importantissimo e pesantissimo. Loco Care, palla in mezzo, Kukovec e da due passi non riesce a mettere dentro il gol del 2-2, che brivido per l'Inter. Casadei, buona la sponda per Nyonto, uno contro uno su Brancolini, c'è mezzo Casadei, c'è mezzo Mulattieri, Nyonto col sinistro, si fa murare da Brancolini, va corto Nyonto da Persin, palla in mezzo con Brancolini che la fa sua, ma non c'è più tempo, finisce qui, vince l'Inter 2-1 in rimonta grazie ai gol di Persin e Mulattieri.